Studenti di Harvard dimostrano che gli occhiali Meta identificano le persone e accedono ai loro dati personali. Vi ricordo che sulla pagina Indice Alfabetico, con oltre 3.000 voci per le vostre libere ricerche, potete accedere a video come Optogenetica, l'esperimento segreto mondiale sulla nanotecnologia, che non si trovano sulle piattaforme restrittive. Sempre in pronta consegna i libri Il Risveglio e Il Secolare Nuovo Ordine del Male, link in descrizione. Gli studenti dell'Università di Harvard hanno scoperto che i nuovi occhiali intelligenti di Meta possono essere utilizzati per identificare un individuo e ottenere l'accesso alle sue informazioni personali. Facebook, in collaborazione con il produttore di occhiali da sole di lusso Ray-Ban, ha creato Ray-Ban Stories. Questi occhiali intelligenti sono dotati di una doppia fotocamera integrata da 5 megapixel, un apparato di 3 microfoni e discreti altoparlanti open ear. Chi li indossa può scattare foto, registrare video di nascosto in movimento e avere il controllo di alcune app a mani libere. Con il semplice tocco di un pulsante sul lato dei Meta Ray-Ban 2, chi li indossa può filmare fino a 3 minuti di video in diretta che possono anche essere trasmessi in streaming su Instagram. Di recente, due studenti di Harvard hanno sviluppato un programma per Ray-Ban Stories che può essere utilizzato per identificare immediatamente gli individui e ottenere l'accesso alle loro informazioni personali, inclusi gli indirizzi di casa. Gli studenti di ingegneria Anpu Nguyen e Kain Ardaifio hanno pubblicato una dimostrazione agghiacciante di ciò che il loro programma, denominato AI X-Ray, può fare. Un tizio potrebbe semplicemente trovare l'indirizzo di casa di una ragazza sul treno e seguirla fino a casa, ha detto Nguyen. Siamo pronti per un mondo in cui i nostri dati sono esposti a colpo d'occhio? Lo scopo della creazione di questo strumento non è quello di un uso improprio e non lo stiamo rilasciando, hanno affermato Nguyen e Ardaifio in un documento che delinea la tecnologia. Il nostro obiettivo è dimostrare le attuali capacità degli occhiali intelligenti, dei motori di ricerca facciale, dei grandi modelli linguistici e dei database pubblici. Stiamo aumentando la consapevolezza che estrarre l'indirizzo di casa di qualcuno e altri dettagli personali solo dal suo volto per strada oggi è possibile. Il 17 novembre 2022 l'Italia ha vietato l'uso di sistemi di riconoscimento facciale e occhiali intelligenti dopo che l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, DPA, ha rimproverato le due amministrazioni locali che ne avevano sperimentato l'uso, le città di Lecce e Arezzo. Il video che ogni tanto vedete scorrere è di Mark Zuckerberg, dove presenta i primi occhiali intelligenti di Meta, di come sono in grado di ricevere chiamate, riprodurre musica, scattare foto e fare streaming video in diretta su Instagram. Anche l'esperto di sicurezza afferma che gli occhiali abilitati a filmare il pubblico sono uno sviluppo pericoloso. Il programma AX-Ray funziona avviando lo streaming live sugli occhiali intelligenti. Il filmato trasmesso in diretta viene quindi caricato su un programma chiamato PIMEYES, uno strumento di riconoscimento facciale che utilizza l'intelligenza artificiale per abbinare un volto registrato a qualsiasi immagine disponibile al pubblico su internet. AX-Ray quindi richiede un altro strumento di intelligenza artificiale che scandaglia i database pubblici per recuperare i dettagli personali dell'individuo nell'immagine, tra cui nome, indirizzo, numero di telefono e persino informazioni sui genitori. Tutto viene restituito a un'app che abbiamo scritto sul nostro telefono, ha affermato Nguyen nel video pubblicato su X. AX-Ray è unico perché funziona in modo completamente automatico, consentendo rapidamente a chi lo indossa di trovare informazioni sulle persone che incontra. Jack Moore, consulente per la sicurezza presso la società di software ESET, ha affermato: «Gli occhiali abilitati a filmare il pubblico sono uno sviluppo preoccupante e pericoloso. Stiamo assistendo all'avanzamento della tecnologia in aree che semplicemente non sono necessarie», ha affermato Moore. «Inoltre, quando vengono adattati per riconoscere gli individui, diventano uno strumento spaventoso di cui si potrebbe facilmente abusare». Nel frattempo, un portavoce di Meta ha affermato: «Per essere chiari, gli occhiali Ray-Ban Meta non hanno la tecnologia di riconoscimento facciale».